Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio by Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato. 800 039 036. Prima del primo talento che si esibirà dal vivo, By Night Roma, ascoltatore, vi fa capire che è alla ricerca di gente fuori di testa. Marco Strongoli, che è un mio amico, detto anche DJ Pneuma, è in attesa di capire che talento è questo talento che stiamo chiamando Aldo Massimi. È un talento che è un imitatore. Intanto possiamo dargli il benvenuto, è 12:41. Allora diamo il benvenuto ad Aldo Massimi. Ciao Aldo, buonanotte. Ciao Aldo, tutto bene? Sì, voi come state? Tutto bene, ah, insomma, che stai combinando in questo venerdì notte? Sto al lavoro. Ah, lavori di notte? Eh sì. Che lavoro fai? Faccio il ferroviere, infatti sto anche bello appizzato senza farmi vedere. Fai il ferroviere? Sì. Cioè sei un po' come Marco Strongoli che lavora all'ATAC praticamente. Sì, sempre nei trasporti, insomma, una cosa un po'. Scusami Aldo, che c'è qua un personaggio, te lo facciamo conoscere. Salve, tutto bene? Sì. No, non te Aldo, Come va? Sì, sì. Praticamente è il parcheggiatore del Camps. Come sta? Un abbraccio al parcheggiatore. Non parla? È no, muto? Vuole rifiuta, i soldi? Si rifiuta. Diamo 2 euro, va. È parcheggiato. Vuole i soldi? Mi date 2 euro, sennò questo non parla? Come non parla? C'è un tentativo proprio di... Ho solo di a confusione. Segne. Allora, lei parla o non parla? Non parla, vabbè. Vai. Allora, Aldo Massimi. Sì. Aspetti, pronto. Aspetta, ho trovato 50 centesimi. Sentiamo se dice almeno ciao. È tipo un jukebox, infiliamo sì. I soldi e canta? Non canta, niente, va bene, ok. Allora, gli dacci i soldi, oh. È una presenza. Diciamo, allora, Radio by Night Roma con Aldo Massimi, DJ Pneuma, vieni ad assistere un attimo allo spettacolo seduto, rilassato, 2 minuti. Perché Aldo Massimi, scusami. Beh, uguale. Dichiara, questo talento dichiara, tra virgolette, ho l'arroganza di dire che sono l'unico uomo in Italia che sa riprodurre con naso e bocca la vibrazione dei cellulari Nokia, Motorola e Samsung quando questi si trovano su un tavolo. Allora Marco, sì, verissimo. Allora Marco, senti Marco, però se non mi senti tu, pensa che mi ascoltano gli ascoltatori, grazie. In che senso? Allora praticamente Aldo, che è un talento, dichiara che ha la capacità di riprodurre con la bocca e il naso la vibrazione dei cellulari Nokia, Motorola, Samsung quando questi si trovano sul tavolo. Ecco, allora mettiamo un'atmosfera magari che non invade i rumori, non lo so, e mi raccomando, assolutamente, ecco, esatto. Allora Aldo Massimi, partiamo con la vibrazione Nokia. Sì, dal 3310 fino ad oggi. Vai. È uguale? No, scusa, questa è la Nokia? Questa è la Nokia. Dai, allora facciamo il Motorola, sentiamo, vai. Ma questa è sì, aspetta, no, perché uno ci deve entrare dentro al meccanismo. Questa sembra la caffettiera della Nokia. No. Aspetta, Marco, ascolta bene. Allora, Aldo, il sì. Cellulare che hai fatto te è quando arriva un SMS. Sentiamo, il Motorola, rifallo un attimo. Sì. Vai. Ah.
Grandissimo. Allora, sentiamo chi è qua dal vivo al Camps che ha mai avuto un Samsung. Chi ha avuto mai un Samsung? Lui, lei, voi, laggiù. Nessuno ha mai avuto un Samsung? Michelangelo? E chi poteva averlo? Luciana Morelli. Marco Strongo li ha avuti tutti? Ha avuto anche il cellulare della Ericsson, ve lo ricordate? C'era giallo, verde, blu e con lo sportelletto, costava pochissimo. Non se ne sa più nulla dell'Ericsson. Valerio Russo, che dicevi? Dicevo che di tutta la sala l'unico che ce l'aveva era Michelangelo. Michelangelo. Allora, com'è la suoneria del cellulare Samsung? Cioè la vibrazione, sentiamo. Sì, bene o male è uguale a quella della Motorola, però è un tono più alto, un'ottava più alta. E fa così. Vabbè, va. È giusto, ci dicono. Aspetta che ce l'abbiamo originale. Facciamo un paragone, eh? Sì. No, questo non è il Samsung, questo. Sì. Aspetta, ma questo è un Nokia. Questo? Sì, ma no. Si autochiama. Ah, ci stiamo chiamando. Tolto la suoneria? Allora, stiamo facendo squillare un Samsung. Senti che c'è un Samsung vicino al microfono, senti? Ecco. Tutto in diretta, eh? Vai, sentiamo. Questo non ha credito, Luciana Morelli. No. Fai squillare il cellulare, non hanno credito, per favore. Sta squillando il cellulare di Luciana Morelli, detta anche Luciana Radio. Sentiamo, vai. Aspetta. Leviamo tutto. Ok, stop, rifallo un attimo tu, sentiamo. Ok, anche la mucca della Lind, ma va bene uguale. Grandissimo, bravo Aldo Massimi. Però grazie, ci dicono grazie, anche grazie. Che il grande Aldo, che un domani lo vedremo imitatore nelle grandi reti della televisione. Tutta radio. Io credo che questa radio è una radio che può scendere in campo in qualsiasi momento, compreso a Rubi. Bene, molto bene, va bene Berlusca. Detto anche l'Arcore, ma andiamo a Maurizio Costanzo. Buonasera, un saluto a tutta quanta. Maurizio Costanzo Show, o quella Radio Maria, che era durata questa. È da giudare, Silvio Orlando. Aspetta, però Silvio Orlando è troppo poco commerciale. Nanni Moretti, vai. Sì, questo premetto che Nanni Moretti però un pochino mezzo un po' castrato. Anche lui praticamente un po' comunista e un po' castrato, sì. Ciao Silvio, ti volevo dire che tu puoi essere un mio nuovo attore per un nuovo film. Ti posso far fare un altro film con Laura Morante. Andiamo dall'altra parte, Ignazio La Russa. Se un giorno avrò un bambino lo chiamerò con un nome da uomo, Agamennone. Bene, questo è interessante, Luca Laurenti. Ciao Paolo. Ciao. Bruno Pizzul, ce lo ricordiamo, il grande Bruno Pizzul. L'Italia scende in campo con un 4-4-2. In porta Pagliuca, linea difensiva con Benarrivo, Tassotti, Baresi, Maldini. Centrocampo, il quadro Paterna, composta da Nicola Berti. Sei rimasto ai mondiali del 90, grandissimo. Andiamo a Fausto Bertinotti, ci dicono che sai anche fare il politicaccio di sinistra, vai. Allora, quant'altro c'è da dire? Quant'altro c'è da dire? Questo è Del Neri, l'allenatore della Juventus, giusto? siamo simili. L'ultimo e ti saluti... Ah, no, gli ultimi due. Zdenek. Sì. Zeman, vai. Io penso che squadra abbia avuto un problema tattico in difesa e un momento che fumo sigaretta. Molto bene, ultimissimo e salutiamo tutti, quindi ci pensi tu, Mike, buongiorno, vai. Poi là, comandata, la 1, la 2, la 3, la 3, la 3, E allora ti facciamo fare l'applauso qui al Camps, Aldo Massimi, potete fare l'applauso, grazie. Radio 599.
Night Roma 104.